GFB Giorgio Ciupilan Furioso Geffino, ecco il finto amico. Giorgio Ciupilan è stato uno dei concorrenti più amati della 7ª edizione del Grande Fratello VIP. Durante il suo percorso, si è lasciato andare raccontando la sua storia all'infanzia difficile dopo la separazione dei genitori. Il giovane TikToker si è distinto per la sua educazione e gentilezza. Tuttavia, è stato anche criticato per non aver preso parte alle dinamiche della casa ed è stato più volte accusato di aver paura di esporsi. La sua avventura si è conclusa lo scorso 31 gennaio, quando ha perso il televoto contro Nikita Pelizzone e Oriana Marzoli. Da allora, non è stato molto presente sui social, postando pochissime foto o storie. Nelle ultime ore, però, l'ex Geffino ha rotto il silenzio e si è inaspettatamente scagliato contro uno dei suoi ex coinquilini. Nel corso della sua permanenza nella casa, il volto del collegio è stato più volte ripreso per il suo carattere taciturno, che gli ha anche fatto guadagnare una serie notevole di nomination. Edoardo Tavassi, conosciuto per la sua tagliente ironia, lo ha più volte preso in giro per questa sua indole. E, proprio negli ultimi giorni, il mattatore sarebbe tornato a parlare del percorso poco convincente dell'influencer. Il discorso, però, non è stato affatto apprezzato da Ciupilan. A tal proposito, oggi 19 febbraio ha deciso finalmente di rispondere alle dichiarazioni del VIPone in una Instagram story. Qualche clip del GF VIP l'ho vista e ultimamente ci sto ridendo sopra. Se io decido di vivermi l'esperienza a modo mio, con le mie regole, vengo frainteso e definito senza voce. E mi sento di dire che non mi hanno capito, la voce ce l'ho. Osservo tanto in continuo cambiamento. In questo caso, ironizzare sul fatto che io sia muto mi sembra toccare la punta dell'iceberg per far parlare. Giorgia ha poi puntato il dito direttamente contro Edoardo Tavassi, rivelando cosa pensa veramente di lui. Il TikToker non si è risparmiato e ha usato dure parole per smascherare l'ex naufrago. Mi riferisco a Edoardo Tavassi, uno stratega, finto amico e anche finto simpatico. La penso che la gente l'abbia già capito. Ebbene, il 20enne ha lanciato delle accuse molto pesanti contro colui che Attilio Romita ha definito il capobanda del gruppo rinominato dai fan degli Spartani. Chissà se Alfonso Signorini deciderà di mostrare a Tavassi il video in questione e se ci sarà un confronto tra i due nella puntata di lunedì 20 febbraio. L'ipotesi, onestamente, appare molto plausibile. Rimane il dubbio, comunque, sul perché Giorgio Ciupilan abbia deciso di esporsi solamente ora e non abbia criticato in questo modo Edoardo quando era ancora all'interno della casa.